A me mi sembra che ci sia stato un passo in avanti notevole sotto l'aspetto poi del comportamento proprio fatto di livello di gioco e di livello di intensità raggiunto dalla squadra in queste due ultime partite. Per cui sarebbe importante continuare poi a far crescere questi segnali che si sono avuti. Io ho visto molte cose positive. E di conseguenza, al di là di quello che può essere un episodio o un risultato, no, bisogna continuare a lavorare con questa serietà e con questa poi dedizione. Cosa non mi piace? Non mi piace che si cada poi nei tranelli come siamo cascati, lasciandoci innervosire da quell'episodio poi che è successo l'altra sera a Genova, ecco. Perché noi in questi 3 anni abbiamo sempre parlato di quelli che debbono essere i nostri propositi, di quello che deve essere poi la nostra voglia di ricerca, la nostra volontà, e se poi ci si lascia mettere in difficoltà da un episodio, è segno che ancora non abbiamo capito bene, che dobbiamo essere così forti nella testa da saper poi prevenire o da saper poi ribaltare anche un episodio che non dipende da noi. Voglio insieme ai ragazzi mettere a posto questa situazione, ribaltarla, ci sono state addebitate cose anche gratuite, per cui diventano uno stimolo poi a far vedere effettivamente. Non c'è meglio situazione di questa per far vedere se si ha poi spessore, personalità e autorità di mettere a posto delle cose che pigliano una direzione sbagliata. Ecco. E questo è un momento dove bisogna stringere bene i denti, prendere in considerazione tutto, lavorare in profondità su tutti i particolari e allo stesso tempo cercare di far girare a favore anche attraverso il mestiere, la furbizia, quel piccolo episodio, poi ti può rimettere in carreggiata in maniera giusta. Allora, smentisco totalmente quello che viene riportato oggi sull'articolo di Catapano sulla Gazzetta dello Sport, perché non c'è mai stato nessun incontro. Addirittura io lunedì sono partito dopo l'allenamento perché avevo impegni personali a Firenze, sono dovuto andare a Firenze, sono tornato la sera tardissimo, per cui priva di qualsiasi fondamento e non trovo nessun tipo di riscontro, anzi, totalmente inventato.